Il Crotone ha vinto anche a Carpi, riuscendo a dare concretezza all'intero impianto di gioco, sapendo soffrire e contare sulle sue forze. Mister Vecchi, che fra poco ascolteremo e da quello che riteniamo di aver capito, non ha digerito la sconfitta. Tanto è vero che durante le sue dichiarazioni non ha una sola volta nominato il Crotone, riconducendo il 2-1 ai miracoli di Gomez e alla poca lucidità dei suoi attaccanti. È una questione di stile, che in ogni caso non intacca la sua preparazione, ma che a noi tifosi del Crotone dà ancora maggiore soddisfazione. Ascoltiamolo. Sì, sicuramente quei 20 minuti non sono stati all'altezza della situazione, però andare sotto 2-0 su due tiri, un tiro da 30 metri e l'altro palo gol, è chiaro che nella difficoltà noi veniamo puniti subito immediatamente. Purtroppo questa è un'altra cosa che notiamo, concediamo pochissimo sempre agli avversari e veniamo puniti, creiamo tantissimo e non riusciamo al tempo stesso ad essere produttivi. Di certo non possiamo aggrapparci, attaccarci a quelle che sono le decisioni arbitrali, dobbiamo cercare di fare qualcosa in più, parare o concedere zero e alla fine metterla dentro, perché per quello che produciamo e per quello che subiamo non esiste che si perdano partite di questo tipo. Purtroppo sono diverse partite dove facciamo bene e becchiamo il portiere che è determinante, il portiere avversario. Abbiamo creato 20 palle gol, di cui 10 miracoli del portiere. Bisogna prendere atto che dobbiamo buttarla dentro in qualche modo, e quindi continuare a lavorare tutte le settimane come stiamo facendo, perché comunque si è visto un bel Carpi. Sotto di due gol e poi abbiamo avuto secondo me una buona reazione, però non è bastato quantomeno a pareggiare questa partita. Penso che ha fatto vedere le qualità del loro palleggio, ci mettevano in mezzo e hanno trovato questo doppio vantaggio meritato. E quest'anno qua, se vengono gli osservatori per i portieri, sicuramente escono che sono soddisfatti. A parte questo, comunque il portiere è un alibi, dobbiamo cercare di fare di più noi. La Regina finalmente ritrova la vittoria e mister Castori è raggiante. 3 punti che consentiranno ai cugini calabresi di ricominciare a prendere maggiore fiducia nelle loro capacità. Sì, veramente ci tenevo molto a vincere questa prima partita con la Regina. Oggi era uno scontro diretto, una partita da non sbagliare, e l'abbiamo azzeccata. Abbiamo fatto una partita importante, grandissima sotto aspetto caratteriale. Certo, quando vieni da 6 sconfitte su 7 partite non puoi giocare bene, però al secondo tempo comunque abbiamo messo qualcosa in più, di sicuro determinazione e volontà, e qualche giocata c'è stata. Adesso sul gioco possiamo migliorare e dobbiamo migliorare, però intanto abbiamo preso 3 punti e questi 3 punti ci danno una maggiore serenità e convinzione per lavorare meglio. Possiamo dire, dopo 3 partite finalmente si è vista la mano di Castori, è questa la Regina che il mister vuole? Può migliorare, può far meglio, dobbiamo prendere continuità. Anch'io mi devo fare un'idea precisa dei giocatori, perché un conto l'allenamento e un conto la partita. Non so se mi spiego, cioè, un giocatore si conosce a mano le prestazioni che fa, quando insomma, ecco, non è, l'allenamento sì è importante, però poi la personalità la vedi in partita, quindi su questo devo conoscere meglio anch'io la mia squadra, e allora questo, ecco, è servito anche questo. Al di là del gioco, comunque è piaciuta la reazione, la voglia, la cattiveria che la squadra ha messo, soprattutto dopo essere andata sotto. Esatto, io vi ho detto che la partita va vinta con le buone e con le cattive, con la cattiveria, perché è minimo, dopo a giocare bene ci penseremo, adesso intanto è importante che comunque abbiamo creato dei presupposti giusti per poter, cioè io ho visto una linea da seguire per il futuro a livello tattico e a livello, come ho detto prima, una maggiore conoscenza dei giocatori, perché poi un conto l'allenamento, un conto la partita, la prestazione, la personalità, il modo di sapere stare in campo è la partita che te lo dà. Però questo ritiro è stato un tocca sana, perché è servito a me per avere un contatto più diretto, perché quando subentri non è che riconosci poi a fondo il giocatore, capito? Non è che non l'avevo nemmeno seguito più di tanto, io alla Regina non pensavo mai io di venire a Reggio, perché poi anche di seguire fuori fai fatica a farti un'idea, quindi anche a me la 15 giorni mi sono voluti per imparare a conoscere meglio i giocatori, e adesso secondo me ho un quadro più chiaro, possiamo solo migliorare.
La prossima giornata per gli impegni della nazionale si giocherà domenica 17 e il Crotone sarà impegnato nella seconda trasferta consecutiva che porterà Mister Drago a misurarsi con il Varese di Mister Sottili in una buona posizione di classifica con 17 punti.